quando il successo arriva all'improvviso, quando una tua canzone scritta per un cantante vince Sanremo, quando Lucio Dalla dice che sei bravo, il rischio di perdersi è dietro l'angolo. E invece noi l'abbiamo ritrovato, è Pier Davide Caroni. Buongiorno Pier Davide. Pier Davide, eccoci. Noi subito e poi dopo ci sentiamo un po' che ti... Parliamo, sì, facciamo tutto. Ma adesso dobbiamo partire. Subito. Partire così. Subito. Così. Perché è così, basta così. Viaggio, vai. Basta così. Me ne vado stasera. A che serve mentire ancora? No, me ne vado perciò. Lasciato com'era, tutto in ordine, una chimera, sai, questo tu penserai. Era uno dei tuoi litigi preferiti. Sta tranquilla ormai, sono già finito. No, non torno per cena. A che serve? Sarebbe solo scena. Preferisco così. Quando comincia il silenzio, finisce l'amore, finisce l'amore. Quando finisce l'assenza, comincia il dolore, comincia il dolore. Quando l'accordo è minore, finisce l'amore, finisce l'amore. Quando finisce l'amore, finisce l'amore. E basta così. Basta così. Forse torno domani, ma non dirmi rimani, vita mia, prendo tutto e poi via. Perché comincia il silenzio e finisce l'amore, finisce l'amore. Quando finisce l'assenzio, comincia il dolore, comincia il dolore. Quando l'accordo è minore, finisce l'amore, finisce l'amore. Quando finisce l'amore, finisce l'amore. Basta così. Basta con l'insicurezza che da sempre mi contraddistingue. Basta con l'inopportuno malessere che ci distingue. Con l'amore che assomiglia a un fascio di luce esanime, mentre un prete di periferia ci parla della salvezza delle anime. Così comincia il silenzio e finisce l'amore, finisce l'amore. Come finisce l'assenzio, ricomincia il dolore, ricomincia il dolore. Quando l'accordo è minore, finisce l'amore, finisce l'amore. Quando finisce l'amore, è finito l'amore, basta così. Basta così.
Grazie. Questa potrebbe essere una canzone, Pier Davide, per quegli uomini che non si arrendono alla fine di un amore. E forse se questo testo lo ripescassimo ogni tanto, credo che ci sarebbero tante stragi in meno. Per cui da donna ti dico grazie di aver scritto un testo del genere. Grazie a voi. Senti, Pier Davide, noi abbiamo fortemente voluto che tu oggi fossi qui. Perché ti abbiamo scoperto come cantante, come cantatore, sei quello che sei, ma hai un'anima bellissima e soprattutto molto matura per un ragazzo che, come dicevo all'inizio, avrebbe potuto anche essere travolto dal successo. Tu, da piccolissimo amante dei Beatles addirittura, perché ce l'aveva papà i dischi, cioè sì, papà sì, ti ha rovinato la vita, insomma. Ma in diciamo, mostri i papà meravigliosi che hanno quest'arte che comunicano la passione ai figli, è bellissimo. Lui mi avrà anche rovinato la vita, io però gli ho rovinato i dischi. Di la verità. Sì, gli ho rovinati perché li scarabocchiavo tutti, era un disastro. Senti, fai una, insomma, cominci a suonare, studi prima cosa, che è la cosa più importante. Sì, sì, sì. Mia madre ancora sta aspettando che io finisca il conservatorio, però. Quanto ti manca? Ho avuto altro da fare, però. Beh, però papà, voglio dire, è diventato quello che è diventato. Suoni anche una band di ragazzi, ti diverti. Fino a quando poi molli tutto? Te facevi il casellante di autostrada? Sì, tra le altre cose. Cioè, il lavoro fisso, posto fisso era? Stava per diventare fisso. Cioè, hai fatto quella cosa terribile, cioè, piuttosto cosa... che vivere lì tutta la vita. Sì, che tra l'altro... nel tempo in cui viviamo, insomma, in cui è tutto incerto, e quindi quando hai il cosiddetto c'è la pagnotta che ci devi aggrappare. Io invece l'ho lasciata volare, insomma, come un palloncino. La lasci volare, vedi sì. la l'iserizione di amici, entri ad amici, quell'anno arrivi terzo e si spalancano delle porte. Sì. Che cosa ti ricordi di quegli anni? Allora, intanto mi ricordo che appunto io ho fatto Amici, sono arrivato terzo, ha vinto Emma, poi due anni dopo farò Sanremo, arrivo quinto, ha vinto Emma. E poi signora Emma, potete anche duettare qualche sì, volta, esatto. Eh? Poi l'ultima volta faccio Amici Big, perché poi torno. Certo, perché diventi un big. E tra l'altro con questa canzone, insomma, dove dico proprio me ne vado stasera, infatti poi me ne sono andato perché mi ha eliminato Emma. Io non so perché Emma ce l'abbia con me comunque. Ma insomma, sì, ci può essere anche amore, non so sì, che sì, mi sì, spiego. Sì. Senti per non Davide. Non c'è Emma in giro. Cioè, è meravigliosa. Comunque, senti per Davide. Tu sei uno di quelli, diciamo, che... Ma io potrei... Hai presente quando... ci si mette da parte il tesoretto e si aspetta il tempo giusto per poterlo spendere o investire. Tu, studiando un po' di te, mi hai dato questa impressione. Sei uno che ha capito a un certo punto che o si, in un certo senso, livellava, si modellava ad un certo modo anche di proporsi, di vendere i dischi, oppure doveva fare le cose pian pianino. Intanto le tue esperienze diventano dei testi e delle canzoni incredibili. E io, prima di passare a questa seconda parte della tua vita, ti voglio portare, ma non perché io abbia questi gusti così, in un ospedale. Dove tu sei proprio stato, hai soggiornato un mesetto di ospedale. Sì. Per un calcolo al rene sei sta mese, figlio mio, ma che t'era successo? No, in realtà credo non mi fosse successo, in realtà niente di più di appunto di un po' di idronefrosi, come una avevo anche detto. Sofferenza renale, insomma. Sì, ma relativa, insomma, solo che ci sono alcuni ospedali che devono giustificare il numero di letti. Stai dicendo una cosa terribile, che devo dire è pesante, però come lo so. No, diciamo, ma tanto l'ho già detta. L'hai detta, quindi voglio dire, che l'ho cantata, ma non fa niente. L'ho cantata. Detto questo, in un mese, con un po' di idronefrosi, uno come Pier Davide Carone, cosa può fare se non scrivere una la ballata dell'ospedale? Deliziaci! Il sollievo ti darà un odore strano, ma non quanto lo straniero che indecenza un'indecenza gli farà. Ma che ci vuoi fare se mi son sentito male? Idronefrosi con calcolo che sta ben posizionato come un bimbo che non nato dentro all'utero si gode il suo relax.
prima il pasticcere, la sua voglia di dormire, ma non era tanto male questo no. Poi giunse il tennista, il suo amore a prima vista, ma guarito fu il paziente e se ne andò. Ed infine lui si portò dietro i suoi guai e gli odori che a nessuno augurerei. Voglia di andar via mi condusse alla follia, mentre crebbe me po' di xenofobia. Mamma mia, questo è l'ospedale, c'è chi scende, c'è chi sale, ma questo discorso no, per me non va. Perché quando entrai la speranza persi ormai, da qui non si esce mai. Na ra 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 ra. Vede, signor dottore, sono guarito dal malore, mi riprendo dal torpore, vado via. No, caro malato, io mi sono affezionato, vado retro, vado a letto, dorma un po'. Ma cosa le ho fatto? Io sto diventando matto, nella selva dei malati non ci sto. A questa minestra preferisco la finestra, vendo anima e salute al diavolo. Scapperò. Questo è l'ospedale, c'è chi scende, c'è chi sale, ma questo discorso no, per me non vale. Perché quando entrai la speranza persi ormai, da qui non si esce mai. Na 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 na. Ciao Babbo Natale, io non chiedo tanto, una finestra, un alberello e nient'altro. Ma per favore raggiungimi qua, che hanno scambiato l'ossigeno con l'anidride carbonica. E questo è l'ospedale, c'è chi scende, c'è chi sale, ma questo discorso no, per me non vale. Perché quando entrai la speranza persi ormai, da qui non si esce, non si esce, non si esce mai. Grazie. Grazie. Guarda, la radiografia di quello che veramente può succedere quando sei imprigionato. Pubblico, siete meravigliosi, ve lo posso. Grazie, grazie, grazie. Guarda, grazie. Siete meravigliosi. Grazie. Senti che radio. Per, come dire, quelli che no, bravano il tuo ritorno, io racconto una piccola cosa, come sempre, ci devo sempre mettere una cosa così. Quando abbiamo annunciato il tuo arrivo, si è scatenato di tutto, finalmente lo vediamo, oppure sono andato a vedere un pochettino le pagine in cui, sai, tramite YouTube si trasmettono i tuoi brani, i tuoi video, con sottoscritto in genere, questo è il tenore dei commenti, uno così bravo lo devono per forza tenere da parte. Come sia mai possibile che uno come te, in un certo senso, sia poco ospite delle trasmissioni televisive, lo vogliamo dire? Per non dire. Tu arrivi a Dalla ad un certo punto, o meglio, Dalla arriva a te, ti ascolta e capisce che tu hai una stoffa, tanto che sarà lui ad accompagnarti poi a Sanremo con un brano che tra poco sentiremo. Raccontami di questo incontro. Allora, venivo da un secondo disco che non aveva risposto, insomma, alle esigenze per quanto riguarda i discografici, forse di vendite. Per quanto mi riguarda era un disco un po' a metà, perché me l'avevano fatto fare di fretta, sull'onda, insomma, del successo del primo. E quindi nessuno era contento, per motivi diversi, ma nessuno lo era. Tu eri contento di te? Io ero stanco. Che vuol dire stanco? Stanco vuol dire non avere il tempo di metabolizzare quello che ti accade, le cose belle, perché poi il successo, cioè io non faccio quello che dice, no, dal successo, insomma, scappo, cerco, cioè è stato bello quel periodo lì, perché poi a 21 anni è normale che ricevere una consacrazione popolare ti solletica un pochettino, quindi, perché ti stimola, ti fa sentire vivo, è normale. Però non ho avuto modo di godermi questa cosa, perché
Poi la discografia vuole un po' tutto e subito, ti spreme, insomma, bisogna vincere. Sì, diventi un po' un'arancia, così, allora la spremiamo bene. E quindi quando arriva lui, che cosa Quando succede? Arriva lui, io quasi impongo una scelta del genere. Poi devo dire la verità che il nome Lucio Dalla è stato fatto dalla discografia, dalla casa discografica, certo. Quindi questa cosa ovviamente va dato a Cesare quel che è di Cesare. E... Però perché io avevo bisogno di qualcuno che riuscisse a codificare il mio linguaggio. Bellissimo. E che poi lo trasformasse in una produzione anche discografica. E Lucio Dalla era stato l'unico, e è ancora l'unico artista che italiano che oltre a essere artista per se stesso, oltre a essere Lucio Dalla, era stato anche un grande mecenate, perché comunque se pensiamo a Bersani, a Carboni, aveva allevato Stato, il suo veramente sì, divario aveva... di talenti bellissimi, bravo. E quindi era l'unica persona che in quel momento della mia vita poteva darmi la dignità artistica, la consacrazione di cui avevo bisogno, che tenesse conto della popolarità televisiva che avevo ricevuto, ma che mi desse una dimensione diversa, più cantautorale, più... e quindi faccio il mio primo disco serio, ecco. Il tuo primo disco, diciamo così, serio. Intanto guardiamo le immagini, io posso soltanto immaginare Dalla Carone, i due nomi in una sola, è una cosa impensabile. E da questo incontro, guardate, nasce questo che è il capolavoro. Nani sarà sempre la mia preferita, assieme a delle canzoni che tu non hai cantato oggi, poi te li dirò quali. Ok. Nani, e vi prego di ascoltare questa edizione, sola voce e chitarra. È l'assoluto. Ti ho scovato dentro ad un sentiero, ma non sono stato mai sincero. Nani, Nani, Nani. Prima e dopo tanti come me, a cercare il mondo che non c'è. Questo bosco ormai il tuo stesso odore, di una bocca senza il suo sapore. Nani, Nani, Nani. 20 euro di verginità, quelli al padrone, la mia che resta qua. Dimmi perché tu ami sempre gli altri ed io amo solo te. Dimmi perché mi hai chiesto di andar via quando ti ho detto vieni via con me. Nani, Nani, Nani. Piove ma non ti puoi riparare, c'è un camionista da accontentare. Nani, Nani, Nani. Anche lui è solo come noi, siamo dentro un mondo senza eroi. Dimmi perché tu ami sempre gli altri ed io amo solo te. Dimmi perché mi hai chiesto di andar via quando ti ho detto vieni via con me. Potrei star giorni ad annusare il tuo mestiere anche con me. Potrai sposarmi anche se non mi amai.
dimmi perché mi hai chiesto di andar via quando ti ho detto vieni via con me. Vieni via con me. Vieni via con me. Grazie. Pier Davide Carone in stato di grazia. Grazie. Grazie. Posso dire una cosa? Noi pensiamo, cioè, Dalla non era un fesso, scusate la franchezza, però immagino anche per un uomo come Dalla vedere che esisteva, che esiste ancora la possibilità di progettare cose nuove, di talenti come te, cioè un mutuo scambio, capisci? Io posso solo immaginare che è una presenza che ti ha segnato nella vita, però credo che tu anche abbia potuto dare veramente molto come soddisfazione a Lucio Dalla. Indimenticato, e questa è una cosa che dobbiamo sottolinearla. Senti Pier Davide, chi sei diventato oggi e che cosa ci dobbiamo aspettare da te? Visto che è da un po' che non esci con CD, con album, però hai dei brani, quello del, Il Sole per Sempre è uno dei miei preferiti del 2016, vabbè, questo ve lo racconto dopo. Chi sei diventato dopo anche un momento di riflessione in cui hai capito che la tua strada dovesse prendere un corso diverso? Allora, in questi anni ho cercato di smettere di incontrare persone che intanto ti dicono Sei bravo, ma io non ho bisogno né di sentirmi bravo e né di sentirmi ma. Cioè sei bravo, però se ti adatti, se fai questo piuttosto questo, vuoi dire? Sì, è okay. Esattamente quello. Io non so quale sia il mio livello rispetto a una scala di valori complessiva. Io so quello che faccio e ho bisogno di farlo. E quindi ho trovato finalmente, insomma, in Claudio Ferrante, in Artist First, in Greta Amato, insomma, una famiglia, una piccola famiglia dove poter coltivare. Bellissimo. La mia musica, il mio orticello. E quindi ma è possiamo quello. Dire però, questa domanda è fondamentale, sì. E questa è la notizia, l'annuncio definitivo, è vero. Sì. Tu cominci a partire in tour, guardate, tra l'altro non da solo, attenzione, sì. Questa è una cosa importante. Antonio, lui è quello Maggio, alto. Sì. Senti, diamoci del tu, in che senso, e del tour, attenzione, sì. Cosa significa questa amicizia e questa collaborazione anche artistica con Antonio Maggio? Ecco, è una di quelle cose, riagganciandomi al discorso che facevo poc'anzi, in cui noi siamo amici a prescindere dal fatto che le nostre vite artistiche si siano o meno incrociate, per cui in un momento in cui siamo magari entrambi in lavorazione in studio, certo. Ma non siamo ancora usciti con qualcosa, certo. Coltivato. Abbiamo detto vabbè, sai che c'è, facciamo le cose vecchie tue, le cose vecchie mie. Fantastico. Fondiamole, andiamo in giro, suoniamo, cantiamo, divertiamoci. Questo è il nuovo Pier Davide Carone. Senti, ti sei scoperto alla luce del sole, ma a te la notte porta consiglio, sì. Perché di notte puoi creare delle cose meravigliose, di notte. Pier Tra l'altro, farla di mattina è un po' non so. È un grande. Di notte le emozioni sembrano più dense, di notte nascono le melodie più intense, di notte. Di notte un bacio vola verso l'infinito, di notte scopri la dolcezza di un marito. Di notte,
di notte c'è la forza di non dirmi che hai bisogno di me. E fa male quando dici che stai male e non sto con te. E fa male col dolore che t'assale e non sto con te. E fa male quando non sono all'altezza di star con te. Mi fa male quando nonostante tutto tu scegli me. Di notte il mondo è giusto perché sta dormendo. Di notte il tuo dolore già mi sta uccidendo. Di notte. Stanotte ti amerò come se non potessi farlo mai più. E fa male quando dici che stai male e non sto con te. E fa male col dolore che t'assale e non sto con te. E fa male quando non sono all'altezza di star con te. A me fa male quando nonostante tutto tu scegli me. Rideremo ancora, come sempre, come ora. Gli angeli vivono in cielo, ma tu resta qua con me. E fa male quando dici che stai male, non sto con te. E fa male col dolore che t'assale, non sto con te. E fa male quando non sono all'altezza di star con te. A me fa male quando nonostante tutto tu scegli me. Di notte il verbo amare un tempo al passato. Di notte. Grazie. Il sole è per sempre, non sì. Permettere a nessuno di spegnere il sole che hai dentro di te. Ti è chiaro? È più acceso che mai, è più acceso che mai. Grazie. Per Davide Caro, pubblico, grazie. Sempre più grazie. Meraviglioso. Grazie mille, grazie. E noi siamo fatti così. E noi... Se non sono così non li vogliamo. Esatto. Ci vediamo domani, se Dio vuole. È stato bellissimo. Grazie, grazie mille, grazie.